questo, è un libro da leggere, io l'ho letto con grande passione e talora quasi con commozione, per il modo per nulla ideologico, pacato, documentato, sofferto ma sereno con cui parla di questi temi. E in questo paese e in questi tempi non è poco. Al centro del libro c'è, come forse sapete, il tabù dei tabù, cioè il problema dell'eutanasia o dell'aiuto a morire, no? Riferito al caso di staccare delle macchine, eccetera, eccetera. Ma questo è soltanto un capitolo del libro che esamina una serie ben più numerosa di questioni e devo condividere con voi la mia impressione. Sono tutte cose che sapevo in parte, i problemi. Qui invece poi c'è una messa di riferimenti alla legislazione di Lenz, viene ripercorso l'iter spesso fallimentare di tutte le discussioni su tutte queste questioni nel nostro paese, ma vedere tutte insieme, ben scritte, concentrate in poche pagine, ne risulta una fotografia impietosa e impressionante, veramente impressionante, della realtà dei diritti negati del nostro paese, perché appunto sono elencati tutti assieme questioni per questione per questione. E la cosa che anche colpisce leggendo questo libro, che vi raccomando vivamente, è non soltanto la fotografia della arretratezza giuridica del nostro paese rispetto ad altri paesi moderni e democratici, alcuni per certe tradizioni simili al nostro come la Spagna, altri diversi, ma colpisce anche, secondo me, la scarsa diffusione di una cultura dei diritti delle minorità. Cioè, sembra che questo sia un pallino appunto di alcuni gruppi minoritari o di liberali sfegatati, e io, nel mio secondo punto, me la prenderò più con i politici e con l'intelligenza italiana che non con il Vaticano, che come dice Troio fa il suo mestiere. Colpisce, e qui è registrata, documentata, la totale insensibilità o insipienza, giudicate voi, o il tatticismo della politica, intendendo per politica quella che si esprime nei partiti, che vota, fa passare le leggi, le migliora o le affossa in Parlamento di fronte a questi temi. Emerge, pallino antico di noi protestanti, lo stato asfittico della laicità nel nostro paese, per cui sembra sempre che la cultura e la politica si sentano in dovere di giocare di rimessa, di giustificarsi in qualche modo di fronte a qualche cosa. E tutto questo lo fa vedere anche il libro di Troio, di fronte a una realtà che intanto è di secolarizzazione del tutto simile a quella di molti altri paesi europei. Cioè, il paese è secolarizzato. Giusto o sbagliato che sia, che piaccia o che non piaccia, ma la realtà, ci sono fiordi rilevamenti periodici, il nostro paese non è più religioso di quanto lo sia la Germania o l'Olanda o la Francia, eccetera. Ma, dato ancora più interessante, dai sondaggi che vengono fatti sui temi che a noi interessano questa sera, risulta, è già stato detto, che in molti casi la maggioranza degli italiani vorrebbero, per esempio, vedere approvata la libertà di disporre del proprio fine vita con un testamento biologico, che invece non riesce a passare. Perché questo, secondo punto, che è più breve, io condivido la lettura che da Troio, cioè abbiamo in Italia, a differenza di tutti gli altri paesi europei, non soltanto il retaggio di conflitti tra religione, secolarizzazione, eccetera, ma abbiamo una questione vaticana che nessun altro paese ha. Se volete che vi dia un esempio, perché per non appunto fare il protestante anticlericale che deve per forza dire qualcosa di critico sul Vaticano, io sono rimasto assolutamente colpito, la sono vista tutta su YouTube, la visita del pontefice nel suo paese natale, quando è stato ricevuto al Parlamento. È stato ricevuto con il protocollo di un capo di Stato straniero,
e quindi ha ascoltato il discorso del presidente del Bundestag di 5 cartelle, oppure letto, e lui ha risposto con un discorso di 5 cartelle. Ecco, nel nostro paese a Camere Unite si va a sentire una lezione magistralis di 1 ora e 15 minuti e il giorno dopo la destra e la sinistra fanno a gara, potrei citare i nomi ma non lo faccio per non fargli fare troppo brutta figura, e si dicono no, il giornalista chiede come commenta il discorso del Papa, dice i discorsi del Papa si ascoltano e non si strumentalizzano politicamente. Ma io in tutto questo il vero problema che vedo non è appunto nel fatto che dopo la fine della Democrazia Cristiana, sappiamo tutto, ci sia questo protagonismo diretto delle gerarchie cattoliche. E guai se si pensasse, o qualcuno pensasse, che io penso che non dovrebbero parlare. Possono parlare finché vogliono, con, e anche organizzare una battaglia di riconquista cattolico-romana del nostro paese. Il problema è che cosa facciamo noi. Il problema è la postura che assume la politica e la cultura di fronte a questo discorso. E quindi in questo senso, e chiudo, l'Italia è un'eccezione dell'eccezione europea. Forse sapete che mentre la sociologia per decenni ha ragionato unicamente in termini di teoria della secolarizzazione, cioè più procede la modernizzazione, più procede l'industrializzazione, più aumenterà la secolarizzazione. Oggi molti sociologi parlano di desecolarizzazione. Perché? Dagli integralismi ai fondamentalismi, ma anche semplice diffusione della pietà mite, della rinascita di questa o quella regione, in quella regione del mondo, sembra che il trend sia in tutto il mondo di ripresa della religione. L'Europa in questo rappresenta un'eccezione, perché ha i massimi livelli di secolarizzazione del mondo. In questo l'Italia è un'eccezione perché ha gli stessi livelli di secolarizzazione dell'eccezione europea, ma in nessun altro paese al mondo la politica e la cultura sono così costrette a giocare di rimessa, sono come paralizzate appunto dalla sovrarecezione, non sovraesposizione, dalla sovrarecezione di un discorso che appunto è minoritario nella società. A pagina 68 voglio citare, e finisco questo punto polemico contro la nostra politica, Troilo dice, intanto, cioè ci vorrebbe una legge sul testamento biologico, che è, ma intanto in vista delle prossime elezioni dobbiamo pretendere che i partiti del centro-sinistra nei loro programmi politici prendano una posizione chiara, dicano che legge vogliono, escano dalle ambiguità che troppo a lungo hanno caratterizzato la loro azione. Io condivido pienamente, l'ho detto nel febbraio del 2009 alla manifestazione in Piazza Farnese, io misurerò il mio voto alle prossime elezioni politiche anche in base a questa questione, cioè non sono più disposto a far passare in secondo piano impegni chiari, univoci e vincolanti da parte di chi chiede il mio voto che non si pronunciano, magari non per risolvere tutto dall'eutanasia, ma insomma che sia chiaro l'indirizzo su questi temi. Terzo, non sono così ottimista come sembra Troilo sul fatto che in fondo in Italia, mi indica una serie di motivi, credo 8, per cui si potrebbe già pensare che aperture sul fronte dell'aiuto alla vita, di eutanasia tra virgolette, sarebbero possibili. Non sono così ottimista, però io credo che ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno è che se ne potesse parlare come ne parla lui nel suo libro, cioè si potesse fare un discorso umanamente adulto, maturo e complesso senza lasciarsi intrappolare dal fatto che se già si comincia a parlare di derive eutanasiche o di assassinio, quando si chiede anche per l'Italia quello che in Germania non soltanto è ammesso ma è approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana, la Conferenza Episcopale Tedesca e dalla Chiesa Evangelica Tedesca, e 3 milioni di persone hanno già sottoscritto quel testamento biologico. Ecco, se noi siamo ad un punto in cui già discutere quella questione, che secondo me è di una semplicità rispetto alle altre, ecco, allora io credo che sarebbe già urgente
la dico alla Chiesa, per la salvezza delle nostre anime, cioè per l'integrità del nostro dibattito civile, che arrivassimo semplicemente a parlarne, non in termini ideologici, ma per dirci, con l'espressione usata qui, i motivi compassionevoli. È possibile parlare, per esempio, di che cosa si fa nei casi qui descritti, non ragionando con parole con le maiuscole, ma semplicemente dicendo, chiedendosi come si fa a essere compassionevoli. Qual è la scelta più compassionevole, per esempio? Bisogna parlarne essendo disposti ad ammettere la drammatica complessità dell'umano. Bisogna essere disposti. Non si può cominciare a discutere di un tema così pensando che lo si risolve in partenza perché ci sono delle definizioni o delle categorie. Quindi io credo che uno dei meriti di questo libro è quello, anche col suo tono e con la sua partecipazione personale, indica un modo serio di discutere persino su questo tema così complesso. Quarto punto, l'ultimo solo una battuta, quindi ho finito. Voglio fare una critica al libro che ho così lodato. Se vedo bene, ha un grave difetto che non ha parlato per nulla, se non sbaglio, comunque anche l'avesse messo in una riga, ha parlato troppo poco dei valdesi e degli altri protestanti italiani. Non lo dico solo, lo dico per farvi sorridere, perché noi ci terremmo che si parlasse di noi, non perché siamo, che effettivamente poco di più siamo, un simpatico gruppo di panda sopravvissuti, che ancorché molto tradizionalisti per certe cose, però si trovano molto spesso da parte delle battaglie liberali, per cui questa simpatia produce persino 450.000 firme all'8 per 1000, alcune sono di cattolici militanti e confessati, ma insomma in maggioranza di gente non cristiana. Ecco, noi crediamo, per esempio, non so se avete visto entrando, che noi raccogliamo testamenti biologici che non servono a nulla, come è noto, ma noi li raccogliamo, se volete qui il 14 e 28 marzo si può andare a fare nella via qui dietro, in altre chiese lo abbiamo fatto, perché? Per esempio perché noi sosteniamo, non soltanto perché siamo liberali, ma proprio perché siamo credenti, anche noi diciamo come il Papa che la vita è un dono di Dio e diciamo come molti altri cristiani che la vita è un dono e anche una vocazione, cioè sei chiamato a farne qualche cosa di sensato, ma sosteniamo proprio per queste ragioni di fede, non semplicemente perché siamo anche liberali, sosteniamo che il dono non si può trasformare in una legge e che il Dio che confessiamo ogni domenica e che cerchiamo persino sommessamente di propagandare, appunto, è un Dio paradossale che pur essendo il più grosso, il più forte, il più infinito di tutto, è anche uno che si commuove e che ha compassione e che si interessa del drammatico intrico umano con tutte le sue contraddizioni, eccetera, eccetera. E quello che noi diciamo, per esempio in un comizio a Piazza Farnese o qui questa sera, noi la stessa cosa la possiamo dire questa sera in preghiera, perché appunto non è che ci emancipiamo da qualcosa e lo facciamo di nascosto. La mia vita è un dono e penso di poter dire davanti a Dio, se capitasse a me come a Luana Englaro, per favore staccatemi, dico subito perché magari mi riprendo, insomma sappiamo i medici se devo aspettare due giorni. E io lo sa, senatore Marino, guardate, ci sono dei video, potrebbero fare uno show televisivo sulle mie disposizioni di fine vita, confessate. E io arrivo persino a dire, e lo dico anche al Padre Eterno, una delle ragioni che mi farebbe, che mi fa prendere questa scelta, è che io per me voglio evitare, per esempio, che mia moglie o mio figlio o i miei amici debbano essere coinvolti in una cosa più grossa di loro. Oppure, questo sembra una cosa orribile, come l'eutanasia in Italia, io non voglio che si spendano quei soldi per me. Preferisco lasciare libero quel posto per un ragazzino che si è rotto la testa col motorino e magari si salva.
Ecco, diciamo, fine dello spot valdese, noi vorremmo che questo tipo di discorso, che non è semplicemente quello del Partito Radicale, è un discorso strano in Italia, in cui appunto c'è liberalismo, ma c'è anche parlare di Dio, come ve ne sto parlando io questa sera. Chiudo con la mia battuta, forse alla fine del libro, l'ho riguardato e l'ho riletto, mi sono detto, ma per la seconda edizione magari suggerisco di cambiare il titolo e non mettere liberi di morire.